Prima soppressa, poi allargata, invertita e infine ripristinata. La pista ciclabile sul primo tratto di corso nell'ultimo periodo è stata oggetto di numerosi interventi che non convincono del tutto il consigliere comunale Luigi Rabuffi. Abbiamo una pista ciclabile che è stata posizionata su 16 o 17, bisogna fare i conti bene, caditoie, e cioè elementi di ingombro, di fastidio e di pericolosità. A fianco abbiamo tavolini, sedie da bar, parcheggi di auto e dehors. Penso che una pista ciclabile peggio di questa non si potesse immaginare, soprattutto fare. E devo dire che è preoccupante, perché Piacenza oggi più che mai ha bisogno di togliere le auto dalle strade e di permettere a chi va in giro con metodi ecologici, com'è la bicicletta, di poterlo fare in tutta libertà, e andrebbero incentivati questi piacentini che hanno questa passione, e devo dire che per fortuna sono tanti. La pista ciclabile sul primo tratto di corso non convince neanche alcuni esercenti della zona. Le problematiche che vengono subito all'occhio, diciamo, sono che noi proprietari delle attività commerciali, avendo i dehors fuori, che comunque ci hanno dato questa concessione, avendo la pista ciclabile all'interno, a volte rischiamo di andare incontro al ciclista che non si preoccupa, diciamo, del cameriere che esce, e anche il cliente stesso è poco tutelato.